Ciao amici e benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere insieme questo nuovo video. Seguitemi. Ciao a tutti, ho preparato tutti gli ingredienti per questa torta di mele, le uova, l'olio. Questo è il mio kefir appena scolato dai granuli, il limone, le due mele, la cannella, lo zucchero, metterò un po' di più del solito, di quello che si usa normalmente, farina e lievito. Bene, vado a sbattere le uova con lo zucchero. Uso lo sbattitore elettrico, ma se volete anche con la planetaria, come volete. L'importante è rendere le uova belle spumose. Io qui adesso taglio quel pezzo, però bisogna sbattere 10-15 minuti fino a che non diventano belle bianche. Sbatto ancora qui, vedete, e fino a che, come si dice, non scrive. Quindi devono diventare belle, ecco qua, vedete. Un po' più dense ancora, ok, e continuo. Oh, naturalmente, se non avete il kefir, potete usare benissimo lo yogurt oppure il latte, ma lo yogurt per questa ricetta. Una volta pronte, tolgo le fruste, ci verso il kefir e l'olio. Scusate, mi è saltata una sequenza qui. Qualche errore ogni tanto lo faccio. Comunque ho messo sia olio che kefir e giro con la frusta. Ci metto ora la buccia grattugiata del limone, un limone bio, questi sono del mio orto. Mi succede perché metto la pausa, poi vado a riprendere, invece non ho premuto bene per riprendere il video, quindi mi è saltata tutta la sequenza di quando ho versato il kefir. Ok, metto ancora limone, altrimenti potete mettere il kefir, come ho letto dalla ricetta di Kefir Italia, aromatizzato al limone, un kefir, dove avete messo la buccia di limone, e tenuto, per la seconda fermentazione. La farina la verso, la setaccio mentre la verso, quindi la metto piano piano, giro dall'alto in basso, così. E continuo a mettere la farina sempre setacciata così in camera aria. Il dolce viene sicuramente più soffice. Questa ricetta l'ho trovata sul ricettario del sito Kefir Italia. L'ho soltanto modificata un pochino, anche perché assomiglia molto alla classica torta di mele che si fa, quindi a quella che facevo sempre io. E soltanto con l'aggiunta del kefir al posto del latte o dello yogurt. E metto i due cucchiaini belli pieni di lievito, quindi non metto una bustina intera come di solito si fa, questo perché il kefir è un fermento e aiuta a far lievitare il dolce. Continuo a girare senza smontare l'impasto. Poi mi preparo il suolo con la cerniera, è piccolino, ora vi do le misure, le metto in descrizione. L'ho imburrato e infarinato. Ho tagliato le mele e ci ho spruzzato un po' di limone sopra e adesso ci metto un po' di cannella e le giro. Scusate, ho preso un recipiente un pochino piccolino, prendetene uno più comodo così girate meglio. Metterò le dosi sotto l'info box di questa torta perché qualcuno di voi mi chiede di scrivere le dosi sotto, però mi raccomando guardate anche il video, se no se io metto prendete soltanto le dosi e il video non lo guardate, non avrò le visualizzazioni. Allora, ora verso l'impasto, non tutto, ne lascio un pochino, ci metto le mele, un giro di mele presso a poco a metà. Altrimenti vanno su, poi scendono un pochino, scendono, però l'impasto lo vedo abbastanza consistente, quindi dovrebbero rimanere là dove le metto. Quindi ci metto qualche pezzo di mele, così, e
E poi ci finisco di versare il resto dell'impasto. Vi invito anche a lasciare sempre un like quando andate a vedere i miei video. Questo perché aiuta molto a far crescere il canale. Il mio è un canale piccolo, diciamo medio, non arrivo ancora a 10.000 iscritti e quindi ha bisogno. Il mio canale ha bisogno di queste vostre gentilezze. Bene, sistemo le mele sopra, le metto un pochino oblique, le infilo dentro e le lascio un pochino sollevate in modo che poi in cottura ci sarà quell'effetto a fiore e qui insomma potete sbizzarrirvi come meglio sapete fare. Io sto procedendo così. Nel frattempo il forno va a temperatura ed ecco qua. Ora vado ad infornare, ma prima ci metto sopra un po' di zucchero di canna per dare quell'effetto un po' caramellato. E vado ad infornare. Il tempo di cottura sta intorno ai 40-45 minuti, questo dipende molto dai vostri forni. Non aprite lo sportello, solo alla fine per vedere con uno stecchino se esce pulito e la torta è cotta, ma alla fine dopo almeno 40 minuti. Eccola qua, adesso tolgo la cerniera. Il profumo è delizioso. Poi ci andrà un po' di zucchero a velo, ma questo quando è fredda. Non so se riuscirò ad aspettare che si freddi. Sicuramente la taglieremo ancora calda, che è buonissima, le mele calde sono deliziose. Bene amici, vi ringrazio della visione. Come al solito vi invito a lasciare un like, a condividere il mio video. E a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!